Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di morire. Questo è un estratto del film di Blade Runner dell'82, in cui un androide pronuncia le sue ultime parole davanti a un Blade Runner, ovvero a un cacciatore di androidi, interpretato dall'attore Harrison Ford. Gli androidi nel film vengono sottoposti a un interrogatorio tramite un test fatto da domande ben precise per verificare se davanti c'è un umano oppure un androide. Il test in questione è ispirato a quello del 1950, ideato dal geniale matematico inglese Alan Turing, pensato per verificare se le macchine erano in grado di pensare come gli esseri umani. Ad oggi nessuna macchina ha superato questo test, ma sapevate che molto spesso anche noi ci ritroviamo in una situazione simile alla Blade Runner? Sto parlando dei CAPTCHA. Quando siamo nel web, ad esempio vogliamo registrare un account o vogliamo ricordare una password dimenticata, ci compare un riquadro con su scritto «I'm not a robot» oppure «Io non sono un robot». CAPTCHA è un acronimo che sta per Completely Automated Public Turing Test to Tell Computers and Humans Apart. È stato inventato nel 2000 da un team di esperti informatici che lavorano per il motore di ricerca AltaVista. Lo scopo del CAPTCHA è quello di proteggerci da accessi indesiderati o spam. I CAPTCHA ci mostrano un'immagine distorta o non semplice, accompagnata dalla scritta «Non sono un robot». Questo perché al momento nessun computer sa leggere un testo distorto bene quanto un essere umano. Google così riesce a sapere se l'utente che vuole accedere è un uomo o un bot. Ma perché i bot sono pericolosi? I bot sono piccoli software capaci di rubare dati sensibili e generare spam, commenti e annunci. Ora, quando ad esempio facciamo un account, ci troviamo di fronte a uno dei tanti tipi di intelligenza artificiale. Le intelligenze artificiali, attraverso algoritmi, raccolgono innumerevoli dati, li processano, ovvero li elaborano e li azionano. Pensate, le IA, attraverso gli sbagli e gli errori, modificano le proprie azioni, fornendo ogni volta una risposta che si avvicina sempre di più alla perfezione. Per la serie, sbagliando si impara. Quante volte abbiamo sentito dire questa frase? La differenza tra noi umani e le IA sta nel fatto che molto spesso noi umani continuiamo a sbagliare senza correggere i nostri errori. A tal proposito vi voglio portare indietro nel passato. Siamo nel 1997, quando a New York una macchina della IBM chiamata Deep Blue batte il più grande scacchista della storia, Kasparov. Ma la velocità di azione delle IA può creare problemi e rischi se non si accompagna all'etica. Faccio un esempio reale. In Cina, paese con una dittatura comunista, usano il riconoscimento facciale sia per sorvegliare e schedare tutti gli abitanti, sia per ridurre la criminalità. Questa applicazione ha dunque due rovesci della medaglia, uno positivo, cioè la lotta alla criminalità, e l'altro negativo, perché viola la libertà. Nel finale penso che le IA, create per assistere e aiutare il lavoro umano, se non gestite da un'etica potrebbero portare danni. Ma se ben gestite potrebbero invece aiutare noi umani in mille attività. Pensiero conclusivo. Ricordiamoci che siamo noi umani a scegliere, come poi scegliamo sta la formazione delle nostre coscienze.